Amici della Gaijin, ben trovati, siamo sempre qui alla Lamezia Comics & Co. Ci stiamo divertendo veramente da matti. Abbiamo altre due persone da intervistare. Guardate che splendidi costumi, ma non sono io sono qui. Ciao ragazzi, eccoci qui. Allora, andiamo a conoscere le nostre due amiche che sono Maya e Lulu. Sono i vostri veri nomi? Il mio soprannome. E i vostri veri nomi? Ida Chiara. Giada. Allora, ciao ragazze, benvenute. Dite una. Da dove venite? Da Lamezia. Lamezia Terme. Voi i personaggi che rappresentate sono? Semplicemente come mi vesto normalmente, solo che ho una parrucca. Ed è eccezionale. E tu invece? Lulu di Final Fantasy X. Come mai proprio questo personaggio? Perché è un personaggio che mi è sempre piaciuto e mi sono sempre ripromessa di farlo, quindi ora che ho avuto il tempo l'ho fatto, l'ho realizzato. Abbiamo scoperto anche che questo gattino è un gattino? Non è un gattino. E che cos'è? È un moguri, è praticamente una bambola che si anima e si occupa lei di proteggermi. E l'ha fatto lei, quindi è suo, è un moguri? Sì, sì. Moguri. Chi non conosce il moguri, se volete adottare un moguri, telefonate al numero in sottoimpressione. Allora, il costume l'hai fatto tu? Sì, sì, tutto io, totalmente. Cucito, realizzato? Esattamente, tutto. È veramente bravissima. Il costume l'hai fatto? No, sto scherzando. No, purtroppo non l'ho fatto. Siete amiche? Sì, sì. Vi conoscete da? Ma parecchio. 5 anni. Sì, 5 anni. 5 anni è parecchio? No, non è parecchio. Per noi è come se fosse. Allora, quando ti sei avvicinata al mondo del cosplay e perché? Allora, mi è sempre piaciuto, già da un paio d'anni frequento l'ambiente, però non ho mai avuto il tempo, ripeto, di occuparmene personalmente e appunto realizzare un costume, eccetto quest'anno ovviamente. Mi pare anche giusto. Tu hai mai pensato di fare un cosplay? Sì, io sempre, diciamo, da quasi sempre ho fatto cosplay, diciamo, da piccola ovviamente c'era il carnevale, era un po' come un cosplay. Circa l'età di 12 anni ho conosciuto i cosplay, le fiere del fumetto, ho cominciato a fare cosplay appunto da quell'età. E quest'anno è l'unico anno che non faccio cosplay, ma sono vestita, diciamo, da Lolita nel mio stile. Ok, e il cosplay tuo preferito qual è? Direi Tira di Soul Calibur. Anche tu realizzi i tuoi costumi da sola? Sì, ovviamente, sì. Sono davvero brave, quindi so che state facendo un applauso dall'altra parte. Non lo state facendo? Vabbè, lo farete. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per il tempo che ci avete concesso e prima di salutarvi, al mio tre, un saluto agli amici che sono dall'altra parte e verranno qui il prossimo anno. 1, 2, 3. Ciao!